Salve a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con Il Punto. Questa settimana vorrei raccontarvi una storiellina. Una storiellina fatta da un signore che aveva la sua casetta, stava tranquillamente nella propria abitazione, andava a lavorare ogni giorno, alla sera rientrava, accendeva il televisore, sprofondava tranquillamente in poltrona, ma improvvisamente sente suonare il campanello. Va ad aprire e si ritrova davanti un signore ben vestito di tutto punto che gli dice buonasera, permesso, ed entra in casa. Entra in casa sua, si siede sulla sua poltrona, accende il televisore, comincia a cambiare canale e comincia a richiedere anche alla moglie del proprietario di questa casa che cosa vuole per cena, il tipo di dessert, il vino particolarmente pregiato. E ovviamente questo signore allibito lo guarda e gli chiede: ma scusi, lei che ci fa? Questa è casa mia. Eh no, veramente un pezzo è casa sua e il resto è mia. Ma sta scherzando, questa è casa mia, ho sempre abitato qui, si immagini se non so di chi è l'abitazione. E questo signore vestito di tutto punto dice: no, guardi, glielo assicuro, questo soggiorno è mio. Il signore comincia ad irritarsi un po' e gli dice: ma se mi permette, è casa mia, le sto dicendo. No, guardi, questo pezzetto è mio. Ma è perché? Per i debiti. Allora il proprietario lo guarda di tutto punto e dice: ma senta un po', io non ho debiti, questa è casa mia e io non ho debiti. E il signore vestito di tutto punto gli risponde: eh no, lei non ne ha, ma lo Stato ne aveva e quindi mi prendo un pezzetto della sua casa. Ora, uscendo dalla metafora, sarebbe un pochino come se rispetto a questa casetta, rispetto a questa abitazione, improvvisamente venisse a mancare un pezzo. Com'è possibile? Semplice, per una proposta che può apparire un po' strampalata, ad altri particolarmente bolscevica, di un'ipoteca del 10% sul patrimonio privato. E oltretutto la dovremmo prendere in maniera abbastanza allegra, con spirito leggero, perché pensate un po', se passasse questo tipo di proposta, sarebbe in sostituzione di una tassa patrimoniale. Quindi dice: ah, che bello, non pago la tassa. Peccato che si tratti appunto di un'ipoteca sulla propria abitazione o sul patrimonio privato. È stata formulata come proposta da Andrea Monorchio, ex ragioniere di Stato, e da Guido Salerno, che ovviamente si tratta di due consulenti del governo di centrodestra, quindi non è proprio bolscevica come idea. Si tratta, in sostanza, di applicare i tassi BCE, ora all'1,5%, su nuovi speciali titoli pubblici grazie alla garanzia di asset privati, gli immobili degli italiani, ma solo ovviamente per una piccola parte, che viene calcolata sul valore degli immobili di mercato dell'anno 2000. Al tasso BCE andrebbe aggiunta una maggiorazione dell'1% che servirà in un qualche modo a ripagare il proprietario che ha dato in garanzia il bene. Ora, la spiegazione, evitando la patrimoniale, che bello, gli italiani non avranno un aggravio di imposizione. E tuttavia, insomma, quale sarebbe il meccanismo che reggerebbe il tutto? Semplice, la BCE fornirebbe aiuti a tassi bassissimi, l'1,5% a fronte del 5-6% della quota di mercato di questo periodo. Gli aiuti sarebbero ovviamente forniti allo Stato italiano, che in cambio garantirebbe un pezzo della casa di nostra proprietà, cioè delle nostre case, delle nostre abitazioni, il 10% appunto. Però dovreste prenderla con filosofia, perché questo è, diciamo, sarebbe l'alternativa rispetto ad una patrimoniale. La maggiorazione che dovreste pagare dell'1% lo utilizzerete chiaramente non per aumentare risparmi o consumi, però insomma per pagare in qualche modo le tasse, chiaramente nuove tasse che il governo verrebbe a chiedervi, che lo Stato verrebbe a chiedervi. Qualora lo Stato fosse insolvente, non riuscisse a pagare il proprio debito, beh allora i banchieri della Banca Centrale Europea potrebbero benissimo venire a casa vostra per sequestrarvi la cucina, il soggiorno, il letto e quant'altro. Ora, al di là delle possibili battute e degli scherzi, siamo arrivati ad un livello tale per cui ci sono persino proposte di questo genere che stanno circolando e che stanno rimbalzando. Una sorta di Stato che ipoteca i beni privati dei propri cittadini per poter far fronte ad un debito che ormai è alle stelle. Ma se questo può sembrare così
così strano. Tenete presente che sappiamo bene come agiscono i governi tutti, centrodestra, centrosinistra, per cui i cittadini non sono altro che materiale umano da spremere, ovvero portafogli da cui attingere risorse, attingere riserve. Altra cosa della quale vorrei parlare in questa puntata è la famosa letterina, non la letterina Babbo Natale perché è ancora troppo presto, ma della letterina inviata mentre tanti italiani erano in vacanza o comunque si stavano godendo un po' di meritato riposo dal lavoro nel mese di agosto, parliamo del 5 agosto, e della lettera di Draghi Trichet inviata al governo italiano. Chiaramente si tratta di disposizioni, si tratta di indicazioni che vengono in un qualche modo suggerite, per non dover dire perentoriamente affidate, attribuite, imposte al governo italiano. Fra le varie indicazioni che leggiamo all'interno di questa lettera, troviamo subito al primo posto il nodo, ovvero la Banca Centrale Europea, la BCE, indica come prima misura da intraprendere al governo quella delle liberalizzazioni, che se vogliamo chiamare in un altro modo possiamo tranquillamente definire privatizzazione. Si legge: è necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici e dei servizi professionali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala. E questa è la prima raccomandazione. La seconda è relativa ai contratti. C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi a livello di impresa, in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. Ed infine, altro punto che viene messo al centro, è quello relativo alla libertà di licenziamento, che viene presentata diciamo un po' decorata, un po' infarcita di parole che in qualche modo non siano una pugnalata al cuore, ma semplicemente una piccola stilettata. Dovrebbe essere adottata un'accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e i settori più competitivi. Chiaramente poi gli ordini non finiscono qui. Nella famosa ricetta inviata dalla BCE al governo italiano ci sono anche misure che riguardano pensioni, pubblico impiego e addirittura le riforme istituzionali e le modifiche della Costituzione. Il governo, si legge, dovrebbe valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover e, se necessario, riducendo gli stipendi. Non ve eravate accorte che guadagnate troppo? Ebbene, ve lo dice la BCE. Inoltre, c'è l'esigenza di un forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi, come le province. E infine, sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole di bilancio. Se ricordate, la manovra poi adottata il giorno prima di Ferragosto da Tremonti cercò di andare in linea proprio con queste raccomandazioni. Non erano, come dire, idee strampalate che cercavano di trovare una qualche realizzazione perché non si sapeva più come stringere la cinghia e dove andare a pescare delle risorse utili per lo Stato. C'era una lettera precisa che arrivava dalla Banca Centrale Europea e che diceva all'Italia, a partire dalle privatizzazioni sino alla riduzione degli stipendi, come agire e cosa dover fare. Questo non dovrebbe creare cose particolari, dubbi particolari rispetto a quelle che sono le indicazioni che generalmente appunto riceviamo dagli organismi sopraelevati e dalle istituzioni europee. Soprattutto non dovrebbe cogliere impreparati, ad esempio Confindustria, che nel proprio manifesto per salvare l'Italia, guarda caso, inseriva proprio alcuni punti che vanno a coincidere
con la famosa ricetta obbligatoria indicata dalla BCE. Riforma delle pensioni per aumentare l'età pensionabile a 70 anni, riduzione dei contributi ai fondi pensionistici e sanitari, vendita dei beni pubblici per la riduzione del debito pubblico, privatizzazione e liberalizzazione di istruzione e assistenza sanitaria, tra gli altri servizi sociali fondamentali, piano di assegnazione dei maggiori contratti di infrastrutture sociali per gli investitori privati e chiaramente anche questo piano, questo tipo di manifesto per salvare l'Italia viaggia in copia con una proposta già presentata ai primi di agosto come patto per la crescita, immediatamente sposata dalla sinistra e dai sindacati. Sono piccole varianti, ma fondamentalmente i contenuti sono molto simili. Ebbene, andiamo dicendolo da un pezzo. Che l'Italia abbia perso la sua sovranità era già palese, completamente palese. Che i cittadini italiani ormai non abbiano possibilità più alcuna di poter decidere, di poter influire sulla politica, un po' per disaffezione, un po' per rassegnazione, un po' perché prevale questa assurda linea del menpeggismo, per cui sì, beh, questo è il meno peggio di tutti, quindi lo voto, ma tanto un partito, cioè i numeri grossi, quindi ha gli attributi e vale bene la pena di poterlo supportare, di poterlo votare. Sta di fatto che gli italiani, un po' in disparte o un po' convinti comunque che il meno peggio sia quello che vada premiato, si sono digeriti di fatto quello che è un governo europeo che decide al posto dell'Italia, che decide al posto dei cittadini italiani, con buona pace dei tanti che ancora oggi dicono che per uscire dalla crisi servirebbe un governo europeo. Ma perché non ce ne siamo resi conto che esiste già un governo europeo? Nel momento in cui la BCE decide e intima in un qualche modo ad uno Stato sovrano aderente all'Unione Europea, qual è l'Italia, cosa fare per le privatizzazioni, quindi per il patrimonio, cosa fare per le pensioni, cosa fare per l'istruzione, cosa fare per la sanità, cosa fare in generale in tutti i settori di ambito quotidiano, come lo vogliamo chiamare se non governo europeo, di fatto è un'istituzione internazionale che decide per noi e che viene ad attingere direttamente dalle nostre tasche piuttosto che dalle nostre case, prendendosene un pezzetto se passano idee assurde e ipocrite, insomma, come quelle che stanno viaggiando e che vengono proposte qua e là in qualche fondazione affiliata o vicina ai partiti. Siamo alle solite. Abbiamo un insieme di partiti, una partitocrazia che risponde ciecamente e fedelmente ad una struttura europea, chiamiamola pure governo europeo, perché di fatto così sta agendo questa BCE che non è eletta democraticamente e che, guarda caso, ogni volta che si muove, ogni volta che comanda, ha sempre solamente due effetti sui cittadini, esattamente come avviene in Italia. Uno, misure che servono per salvare le banche, quindi con iniezione di fondi verso le banche. Due, aumento delle tasse e del prelievo rispetto ai cittadini, sui cittadini, sul proprio popolo. Ma dobbiamo ancora continuare a dormire a lungo o ci vogliamo svegliare? Alla prossima!